One Eternity Later. Ciao ragazzi, bentornati da Simo Bricks. Oggi vi faccio vedere questo mock. L'ho chiamato lo Shunter. Diciamo è un piccolo locomotore che serve a spostare i vagoni da un binario all'altro sostanzialmente. E questo diciamo è un terzo design che ho creato. Ma innanzitutto iniziamo a vederlo fuori dai binari, ok? Allora, innanzitutto il davanti l'ho cambiato un paio di volte e sono arrivato alla conclusione che questo design giallo, arancione e nero è accattivante. Vedete, davanti è abbastanza cattivo, vedete un po' di dettagli. Qua c'è una sottospecie di tubo di scappamento, colonna diesel, prese d'aria, comunque è una locomotrice diesel. Qua ho voluto utilizzare questo windscreen che è molto carino. Il retro, vedete, ho messo questo tipo di calamita rispetto a quest'altra che ci sta meglio davanti. Il cofano si apre facilmente e all'interno c'è un motore molto semplice, vedete anche voi. Se lo rimettiamo al suo posto e vediamo la cabina del pilota. Il pilota è un classico omino della serie Lego City, vedete, con il logo del treno, era quello del treno merci. Gli ho messo questo cappellino, questi occhiali, che secondo me ci stavano bene. Poi adesso lasciamolo qua in bella vista. Poi vedete, là c'è un volante che in realtà sembra un po' difficile l'accesso, ma vabbè. Qua abbiamo un pulsante rosso per il freno di emergenza, una leva per regolare la velocità e ovviamente le luci posteriori. Questo sembrerebbe essere una specie di alettone di aerodinamicità, anche se su un veicolo di questo tipo l'aerodinamicità non serve. Ma comunque sono soddisfatto. Non so se durante il timelapse che ho fatto, cosa che mi garba molto, perché devo dire che è un buon sistema. Questa è la terza versione, cioè stavo dicendo che ne ho create tante di versioni e questa mi soddisfa. Ho abbassato il livello del cofano e ho alzato questo, sennò sembrava troppo... era troppo brutto sostanzialmente. Allora, poi qui ovviamente ora vi faccio vedere la funzionalità. È l'unica pecca che non ha il motore, ma non serve, tanto è talmente piccolo che niente. Poi vabbè, un piccolo a notare, ho fatto questa piccola modifica alla carrozza, ho tolto delle ruote, ho inserito questi per avere due ruote in più, quindi niente di che. Beh, io vi ringrazio per la visione, mi raccomando iscriviti al canale, lascia un like se non l'hai ancora fatto e se sei arrivato a questo punto commenta con l'hashtag treno a vapore, così, perché c'ho voglia, ok? Ciao e alla prossima!